La Camusso dichiara che lo sciopero generale non è più efficace. Qual è il commento di chi molte volte ha chiesto lo sciopero generale come risposta ai problemi della crisi e ai problemi dei lavoratori? Ma siccome ero presente quando ho fatto questo ragionamento, per la verità la Camusso ha detto che con le varie forme di lavoro precario che ci sono, non sempre lo sciopero è la forma che tutti possono essere in grado di realizzare. Ma detto questo, io penso che il problema del diritto allo sciopero e dell'agire il conflitto rimanga uno strumento indispensabile per il sindacato. Del resto mi pare che in questi giorni, in queste ore, nel Paese siano in atto mobilitazioni di vari soggetti che indicano che non c'è un altro strumento possibile per affrontare questa cosa. Poi penso che il sindacato debba riflettere su un'altra cosa, tutto. E cioè che se tu proclami degli scioperi e la gente non lo fa, il problema non è lo strumento che non funziona, ma è come abbiamo noi eventualmente preparato lo sciopero o l'abbiamo realizzato. Io sono tra quelli che pensa, ad esempio, che quando la Fornero, il ministro e il governo Monti intervennero sulle pensioni, limitarsi a fare 3 ore di sciopero generale e poi di fatto subire quella riforma sia stato un errore molto grave. Quindi in alcuni casi il problema non è che lo hai proclamato, il problema è che non hai neanche messo in campo un'iniziativa di mobilitazione per provare a cambiare le politiche che debbano essere affrontate. Poi che ci sia anche un tema che riguarda nuove forme di lotta o insieme e oltre lo sciopero generale con cui mettere in campo e fare affrontare la situazione, c'è, ad esempio, noi oggi, come si vede, ci siamo inventati, domani ci sarà lo sciopero di una serie di settori, oggi ci siamo inventati anche forme diverse con cui dare voce, rendere, informare le persone, coinvolgere e creare anche cultura e coscienza.